Hij is lang, spits, Italiaans en kwam afgelopen zomer naar Ajax. We hebben het natuurlijk over Lorenzo Lucca. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Nou, daar gaan we vandaag op de scooter achter komen. Hey, wait, wait. Lorenzo, ma sei stato divertito, no, questo? Un po' di andare in moto a Amsterdam? Sì, sì, mi sono divertito. Sono felice di essere qui in Olanda e l'Ajax mi ha accolto molto bene e sono felice di stare in questo paese. Sì? Si vive molto bene. E come si senti essere il primo giocatore italiano a giocare per l'Ajax? È bello, no? Sì, sì, è molto bello perché comunque, come hai detto tu, sono il primo giocatore italiano e è una soddisfazione unica. Poi tra l'altro ho fatto anche il mio primo gol da primo italiano qua all'Ajax e sono contento. Voorzitter van Berghuis, Klaas, die mist. Daarachter is Lucca en daar is het doelpunt. Uit het niets is Ajax terug en een doelpuntmaker is Lorenzo Lucca. Chi è Lorenzo Lucca? Da quanto anni gioca al calcio? 16-17 anni, dai. Sì? Ho iniziato, sì, in una squadra dilettante di Torino e poi dopo due anni mi ha preso subito il Torino. E sempre hai voluto essere un calciatore? Sì, sì, sempre. E sei sempre stato un attaccante? Sì, sì, sono sempre stato un attaccante. Sempre hai fatto gol? Sempre davanti, più o meno la posizione era quella. Com'è stata la tua infanzia in generale? No, è stata un'infanzia come penso la maggior parte dei ragazzi vivono. Mi sono divertito e sono uscito presto da casa, quindi ho conosciuto varie persone, ho conosciuto vari posti. E comunque adesso è da 5 anni che comunque sono fuori di casa e sono contento di fare queste esperienze perché comunque ti aiutano nella vita. Hai sorelle? Ho un fratello più piccolo che gioca anche lui a calcio. Sì? Dove? Dove gioca? In una squadra dilettante a Torino. Chi è più talento? Tu o il tuo fratello? No, io. Tu? Io. Sì, okay. Avevi un soprannome quando era piccolo? In realtà, che io mi ricorda, no. No? Però ce l'ho avuto da quando sono arrivato a Palermo e poi sono andato a Pisa. Prima a Palermo era Lucca Toni. Lucca Toni? Per la insultanza? Sì. Per la stessa insultanza? Sì. Questa, no? E poi a Pisa c'è stata la Torre di Pisa. La Torre di Pisa? Sì. Sì. Io non ho macchina. Io? No? No, solo Vespa. Top. In Amsterdam il parcheggio è una merda. Sì. Cazzo. Com'è vivere ad Amsterdam? Si vive tranquilli, è una città molto pulita. Sì. Tanta organizzazione anche nelle strade. Ma anche tanto traffico e molte biciclette. Sì, molte biciclette. Sì. Tu andi in bicicletta? No, non sono ancora andato. Perché? Perché hai paura? Mi sposto tanto con la macchina, poi non esco fuori tanto. Mi sposto pochissime volte, solo per andare magari a cena fuori o a pranzo. E cosa fai quando non sei nel campo? Che hai qualche hobby? Sì, vabbè. Penso come tutti i giovani, mi piace giocare alla PlayStation. Sì. Cosa giochi? FIFA? FIFA o giochi Fortnite, Call of Duty. Fortnite, Call of Duty, sì. Con amici d'Italia? Sì, sì, sì. E poi niente, vado... Un bambino normale? Un bambino normale, sì. Netflix. E? Sei già abituato al tempo? Non è come Italia, no? No, però comunque dove vivo io al nord Italia, a Torino fa abbastanza freddo. Sì. Qua c'è da dire che piove tanto. E quindi, però si sta bene, dai, anche il clima non è, pensavo molto più freddo io.
casa cucini? Nella casa la sera sì, cucino, mi cucino io italiano. Perché, sì? Sì. Cosa? Cosa cucini? Pasta al sugo. Ah sì? Sì. Carne, verdure. Hai fame adesso? Sì, c'ho sì, fame. Un po' sì, sì, un po'. Sì. A ver. Questa è il famoso torta di mele, che è molto, molto famoso in Amsterdam. Top, che, eh? Che spettacolo, eh? Che spettacolo. Dicono che è il meglio del mondo. Top. Con la cannella. Sì, la cannella. No. D'altro mondo. La pizza. Si mangia con o senza ananas? Senza ananas. Senza ananas, no? Senza ananas. Qua la mangiano con l'ananas? No, no, no. No, mai, mai, ah, mai. Okay. Mai. No, non si può fare mangiare con ananas. Ok. Gli italiani sono molto famosi per essere molto attenti al suo aspetto. Per quanto tempo stai davanti dai specchio ogni mattina? Ti dico la verità, io... Sì. Niente. Niente? Niente. Un po' di gel e ciao. Neanche gel. Neanche gel? Solo per la partita o per un evento sì? Speciale. Vamo! Parliamo di calcio. Chi è il tuo idolo? Zlatan Ibrahimovic, perché ho sempre visto i suoi video da piccolo e per me è sempre stato uno dei più forti attaccanti al mondo. Sì? Sì. Devo lavorare molto per arrivare al suo livello e penso che quello che ha fatto lui è... Spettacolare nell'altro mondo. È una carriera spettacolare. Sì. È un campione. Posso sicuramente cercare di migliorarmi e di fare il meglio possibile. Blind. E daar is Luca. Daar is Luca. Lorenzo Luca. 2-2. Che tipo di giocatore sei? Per chi non mi conosce, sono un giocatore comunque alto, perché comunque sono alto 2 metri. Buon colpo di testa, però allo stesso tempo sono... Non dico di essere veloce, ma non sono lento. No. Molta gente non mi conosce per quello che sono veramente e magari giudica solo dall'aspetto fisico. A inizio anno sempre io mi pongo degli obiettivi e mese dopo mese mi pongo degli obiettivi e cerco sempre di raggiungerli. Sono venuto qua che è totalmente un calcio che era differente rispetto all'Italia. Sono migliorato comunque qua, la palla va molto più veloce in allenamento, in partita rispetto all'Italia e su questo un po' ci ho fatto fatica all'inizio, che comunque all'inizio facevo un po' fatica, che non sapevo magari la lingua, adesso un po' piano piano la sto imparando e sono contento di essere qui. E conoscevi un po' all'Ajax avanti di venire? Sì, comunque i nomi più grandi li conoscevo, sì. Haller, Anthony. Le attaccanti, no? Sì, sì. Le attaccanti, sempre con gli occhi agli attaccanti. Sì. Luca Hart, Kieselhart, 2-0. Genadeloos uitgehaald door Lorenzo Luca. Lorenzo, grazie. Grazie mille. Ora ti conosco meglio. Dobbiamo riprendere gli scooter, ma avanti andiamo a mangiare qualcosa, no? Ok. Ok, andiamo. Thank you.